In definitiva, non esiste alcuna differenza tra la vita spirituale e quella materiale. Shri Amma Bhagavan. Vita spirituale e materiale. Shri Bhagavan. Non esiste un mondo separato, un mondo spirituale e un mondo fisico. Sono pressoché la stessa cosa. Sapete? Per molte donne completamente illuminate, il cucinare è meditazione. Ballano, cantano e cucinano, stanno in silenzio e cucinano. Alcune non sanno che stanno cucinando. Così, un semplice atto come cucinare è la cosa più straordinaria. Quindi, come si fa a separare i due mondi? Se non si è illuminati, ovviamente si vede la separazione. Quando siete illuminati, essere un commercialista è molto spirituale. Il modo in cui fate il vostro lavoro è molto spirituale. Andare in ufficio è un atto spirituale. E guardare un corvo mentre state andando in ufficio è spirituale. Tutto può essere spirituale. Non c'è separazione. Tale questione non si pone una volta che siete illuminati. Fino a quel momento, ovviamente, è lì. Dovete trovare l'equilibrio. Quindi, in primo luogo, sappiamo di che cosa stiamo parlando? Di un Dharma per non illuminati e uno per illuminati. Qualsiasi cosa fatta con totale attenzione è un atto spirituale. Shri Amma Bhagavan.